Bene, oggi siamo qui nel video della recensione delle AirPods di terza generazione. Sì, diciamo, il video è un po' in ritardo, di circa 8 mesi comunque. A parte gli scherzi, secondo me fare la recensione ora, dopo 8 mesi passati, che comunque l'ho provate per molto tempo, è ancora meglio. E poi teoricamente nell'evento di settembre, che ci sarà fra poco, fra circa 20 giorni insomma, dovrebbero presentare un nuovo paio di AirPods. Quindi possiamo anche vedere se comprare le prossime che usciranno oppure queste qui. Ovviamente queste paia di AirPods non ve le posso confrontare con quelle che usciranno con le AirPods Pro di seconda generazione, che forse usciranno nel prossimo evento Apple, ma in questo video le confronteremo con le AirPods Pro di prima generazione almeno. Parto subito col dire che queste cuffiette ovviamente non sono in ear, quindi come le AirPods Pro non hanno il cuscinetto, però comunque ad esempio a me stanno molto bene nelle orecchie, poi ovviamente dipende, dovreste provarle. Va bene, dopo questa premessa partiamo. Come vi ho detto, non avendo il cuscinetto e quindi non essendo cuffie in ear, non hanno la cancellazione attiva del rumore e neanche la modalità trasparenza. La novità, che in realtà adesso hanno anche le AirPods Pro, è l'audio spaziale. Cos'è l'audio spaziale? Ovviamente quando tu ascolti una canzone, ma non solo, anche se stai vedendo un film, consiste nel avvolgerti totalmente nel suono a 360 gradi. Secondo me è una cosa molto figa, non rivoluzionaria, però è molto bella. È resistente all'acqua e al sudore. Cosa invece che cambia è la batteria. Infatti le AirPods Pro hanno fino a 4,5 ore, 4 ore e mezza di ascolto con una sola ricarica, mentre queste 6 ore. Cosa che non mi aspettavo, anche perché ecco, il case di queste cuffie è più piccolo rispetto alle Pro. Cosa molto bella di queste cuffie è che riprende lo stesso design, quasi lo stesso design delle AirPods Pro, e per niente il design delle AirPods di prima o seconda generazione. Poi sul retro ha anche un magnetino che consente di caricare tramite MagSafe la custodia. E poi abbiamo anche un tasto fisico, diciamo, sul gambo. Tenendo premuto si attiva Siri, cliccando una sola volta si può mettere in pausa oppure continuare un video, una canzone, quello che è. Cliccando due volte, se non sbaglio, andate alla canzone successiva, mentre cliccando tre volte di consecutiva si ripassa la canzone precedente. Una volta aperte, come sempre, come tutte le AirPods, apparirà l'icona sul vostro telefono, e poi andando sul centro di controllo, tenendo premuto sulle cuffie, si potrà andare a scegliere varie opzioni, come ad esempio io adesso ho attivato l'audio spaziale. Oppure un'altra funzione fighissima che avete visto è il segui la testa. Poi, se vi interessa, questa è la scatola delle AirPods con scritto di lato AirPods MagSafe Charger, manualino di istruzioni. Poi all'interno troviamo ovviamente le cuffie e sotto il cavo USB-C Lightning, e del resto, come tutte le altre AirPods, all'interno non c'è il caricatore, quindi vi consiglio o questo qui, il classico caricatore della Apple da 20 watt, oppure questo qui. È semplicemente una basetta wireless, però magnetica, dove ci potete attaccare le vostre cuffie. Ok, spero che questo video vi sia stato un po' d'aiuto. Noi ci vediamo in un prossimo video.